Coro Giovanile è un nuovo progetto che è iniziato qualche mese fa e che adesso arriva a un concerto al pubblico. Sì, siamo finalmente al debutto di questo nuovo progetto che insomma, abbiamo ideato e voluto fortemente noi tre, perché siamo innanzitutto amici, colleghi e musicisti, per cui ci piaceva appunto l'idea di creare una nuova realtà giovanile che comprendesse diciamo, tutta la sezione diciamo, dei cantori giovanili del Canavese. Avete trovato un bel numero di giovani che comunque hanno voluto impegnarsi e che ci tengono accanto e si divertono anche. Sicuramente quelli che hanno aderito sono ragazzi che amano la musica e che si sono impegnati a provare e a mettere in piedi questo piccolo programma che ovviamente non abbiamo avuto tantissimi mesi, ma siamo riusciti a imbastire. Come è nato questo progetto? Per essere sinceri, il progetto è nato da un'idea di Maria Grazia che appunto voleva coinvolgere i giovani, creare questa nuova realtà e ha coinvolto me e Andrea, insomma c'è una lunga amicizia, una lunga collaborazione, io ho collaborato anche con il suo coro più volte come solista, quindi è nata questa collaborazione e abbiamo deciso di spartirci un po' il lavoro. Io principalmente mi occuperò della vocalità, essendo io cantante, e poi ci alterneremo alla direzione. Hai trovato vocalità particolari conoscendo questi nuovi giovani, quindi qualche scoperta particolare senza fare nomi ovviamente? No, certamente non facciamo nomi, però devo dire che è una bella realtà, delle belle vocalità, non ci sono stati, dal punto di vista vocale devo dire che non ci sono stati grossi problemi, noi avevamo fatto anche delle audizioni dove questi giovani erano stati selezionati, ma devo dire che sono tutti molto molto bravi e promettenti. Le prove con questi ragazzi sono state impegnative o in fondo è stata una bella scoperta, un bel divertimento e una bella unione? Assolutamente un bellissimo divertimento. Non è stato semplice trovare i momenti di prova perché i ragazzi, l'età appunto va dai 18 ai 35 anni, per cui lo studio e il lavoro portano via tempo e quindi non è sempre facile trovare il momento buono per provare. Però i ragazzi sono stati davvero bravi nello studiare a casa e nell'arrivare alle prove pronti. Questo ha agevolato il nostro lavoro e tengo a precisare che questo per noi non è solo un impegno musicale, ma vuole anche essere un impegno sociale, ovvero quello di riavvicinare i giovani al canto corale. Ovviamente non finisce qua con questo saggio, ma si proseguirà e se qualche ragazzo vuole aderire? Se qualche ragazzo vuole aderire, anzi direi deve aderire a questo bellissimo progetto, può fare riferimento a noi tre maestri, può fare riferimento anche al coro polifonico Città di Rivarolo e alla Corale di Bairo per avvicinarsi a questo progetto. Noi solitamente le prove le facciamo al mercoledì nel tardo pomeriggio e dopodiché speriamo che qualche giovane si avvicini al canto corale appunto. Adesso ci saranno le ferie estive, quando ripartirà l'attività? Sì, ecco, con questo primo appuntamento, il debutto, noi concludiamo l'attività, però ci tengo proprio a dire che a settembre si riparte con progetti già avviati e che abbiamo già in mente, noi tre abbiamo già grandi idee, per cui chi volesse aderire può prenotare comunque l'audizione, venire a trovarci e far parte di questo bel gruppo.